Sensor, ci sei? Sono Brian. Aspetta. O'Brien, sono stanco del lavoro sporco. Hai notizie per me o no? Sì, intendo... Sì, ho qualcosa. E di chi si tratta? Devi aiutarmi solo un'ultimissima volta. Hai sentito quello che ho appena detto? Basta, davvero. Ultimo incarico, poi ci vedremo e ti dirò cosa ho scoperto. Scordatelo. Il secondo nome. Era Irene, giusto? Sarah Irene Whittaker. È nel suo foglio di ricovero. Un ultimo incarico. Sì, solo uno. Ti ho inviato le coordinate. O'Brien chiudo. Ehi. Ehi, sembri andare di... Ricordi quel bastardo della Nero di cui ti ho detto, O'Brien? Sembra avere notizie per me, ma prima vuole che porti a termine un ultimo lavoretto. Sì. Ok. Dovresti venire. Dici? Nah. Schizzo mi ha messo in campagna. Sfamerò il mondo un'erbaccia alla volta. Al diavolo, Schizzo, ti riporto subito indietro. A quant'è che non vedi un elicottero? E dirò che ti serviva una mano. Ti fa sempre ridere, vero? Dove andiamo? Dalle parti di Melacqua Lake. Sai dov'è? Sì, a nord del Rogue Tunnel, vicino alla strada di Walter. E cosa cerchiamo? Un elicottero della Nero, È atterrato in zona per chissà quale motivo. O'Brien vuole spiegarmi cosa hanno in mente. Quindi O'Brien è... cos'è? Il tuo capo? Uomo nell'ombra? Sai... Cosa no? Sai perfettamente perché siamo qui. Era solo una domanda. Però gli scodinzolo intorno come un cane in calore. Ti sbagli di grosso. Ci credo. Stammi vicino. Ti seguo a ruota. Era da un pezzo che non lo sentivo. Sostanza, merda? Esatto. Merda di furioso. Già. Quindi siamo qui nel mezzo del nulla perché possiate raccogliere merda di furioso? Precisamente. Ok, se lo dice lei. Nota operativa 2102. Le analisi dei campioni di feci raccolti nelle zone 2, 3 e 4B evidenziano la presenza di Claytonia perfoliata. Vale a dire? Nota come lattuga dei minatori. Non interrompermi. Così come di bacche monoiche di giunipero scuro. Si è mosso qualcosa. Cosa importa? Cosa importa? Significa che i furiosi non mangiano solo le persone o i loro simili. Mangiano bacche, piante, erba. La stessa dieta di un cervo, insomma. Sono onnivori come noi, ma i loro stomaci digeriscono molto meglio la cellulosa. Già, quindi... Quindi non patiranno la fame quando ci avranno divorati tutti. I furiosi non rischiano l'estinzione ora come ora. Merda, non è bene, vero? No, non lo è. Qui ho finito. Ok. Torno al moto.
sicuro raccolgono merda di Furioso. Sì, cosa cerchino o perché? Avranno come una base qui intorno, no? Li hai mai seguiti? Sì, ma spariscono sempre oltre le montagne, verso sud. E con la superstrada bloccata non riesco mai ad avvicinarmi. Figli di puttana. Sembra ci debbano parecchie spiegazioni. Sì. Ora dove andiamo? Bella domanda. O'Brien, mi senti? Rispondi, O'Brien! Ci sono. È finito? Sì, tutto a posto. Dove ci vediamo? Ti aspettavo così presto. Ti invio subito le coordinate, ma non arriverò prima di qualche minuto. Passo e chiudo. Gesù, per lui ce la prendiamo con calma qui fuori. Ehi, su una cosa hai ragione. A sentirlo sembra proprio stronzo. Aspetta, sbagliata. Ok, tengo d'occhio la moto. Ho già visto abbastanza idioti della Nero per oggi. Bene, torno subito. O'Brien sa qualcosa. Conosce il suo secondo nome, Irene. Non può essere viva. Lui è vivo. Perché lei no, eh? Eccolo. Yo. Merda. Smettila di fare così. Cos'hai per me? Allora, senti. Te lo dico, ma non sono buone notizie. Ho trovato uno disposto a rovistare nei dossier che loro tenevano quando lo facevano. Ok, O'Brien. Comunque, sarà Uita, che tua moglie è stata ricoverata nell'unità Mesh del campo delle Saline, fuori da Silver Lake. Dalle cartelle è stata in sala operatoria 6 ore, poi l'hanno... Ok, trattata. Quindi è sopravvissuta. Hanno curato la ferita. Sì, sì. Secondo i documenti si è ripresa del tutto. Poi l'hanno mandata in un campo alla periferia di... Ok, quindi potrebbe essere ancora viva. Dopo tutto questo tempo può essere viva. No. Se dici... Che significano? Li hanno attaccati. Hanno distrutto tutto. Nessun superstite. Tu sei sopravvissuto. E anche loro. Ehi, nulla avrebbe potuto salvare quell'accampamento. La superstrada 97 è un'arteria. Gli infetti vanno lì, dalla Baia, da Sacramento. Erano migliaia, okay. Migliaia, d'accordo. Migliaia. E noi non potevamo fare... Ho capito, sei scappato. Chi hai portato con te? Membri della Nero. I federali. Tutto personale qui. Abilitato. Membri della Nero. I soldati, la gente armata. Quelli che avrebbero dovuto proteggere non i civili. Che ci posso fare per arrestare... No, no, non mi venire a parlare delle orde, O'Brien. Beh, allora sai che non c'era nulla e da fare. Invece no. Avreste potuto portarli. Salvare qualche vita in più. Non c'era modo, tempo o spazio. Avevano iniziato ad azzuffarsi capisco. Tra loro prima che capisco, arrivasse... No, sul serio. Mi spiace per tua moglie. Mi spiace per tutto quanto. Ma devi capire che... se non l'avessi affidata a me quella notte, non sarebbe arrivata alla mattina. Hai fatto la scelta giusta. E se le fossi stato accanto, non avresti fatto altro che morire di fianco a lei. Pensi che non lo sappia? O'Brien. Grazie per averla salvata quella notte. E così ti dispiace, vero O'Brien? Ti dispiace? Cazzo, è stata solo una perdita di tempo. No, che cazzo, Boozer!
Boozer! Porca puttana, Boozer, dove diavolo sei finito? Oh, merda. Ok, Boozer, dove diavolo ti sei cacciato? Orme di stivali è passato di qui. Ci sei ancora? Qui Ricky. Deacon St. John. Sì, Ricky, sono qui. Che succede? Schizzo ha chiesto di te. Dice che Boozer non si è presentato al lavoro. Sono preoccupata. Ascolta, stiamo bene. Dovevamo fare una cosa. Dì a Schizzo che torneremo entro un'ora. Da che parte? Dalla grande. Sono qui! Oh, Gesù, Boozer, ma che diavolo! Volevo fare shopping già che c'eravamo e ho trovato un branco di mastini dei ripugnanti. Buono, amico. Visto, non ha infetto. È solo un cane. Cercano e uccidono cani in buona salute. Va tutto bene. No, non possiamo lasciarlo qui, Dick! È che non possiamo, okay, non possiamo farlo. Dai, lascia fare a me. Sono serio. Tu pensi di... Ok, bello. Sei buono, tutto ok. Bene, allora. Oh, Cristo, Dick. Cristo santo. Tutto ok. Va bene, ok. Tranquillo, bello. Buono. Pronto? Oh sì, fratello. Sono... Fermo, ascolta le parole di Carlos. Un rottame per sempre. Tutto bene? Sì, penso fosse l'ultimo. Ah, sembri deluso. Beh, è che odio quei bastardi, lo sai? Sì, ok. D'accordo, ma ora andiamocene da qui. Come se avessi perso la testa. Ah, non lo so. Forse era solo la mia sete di vendetta, ma... suppongo che niente potrà mai placarla, no?
Ehi, com'è andata? Che cosa? Hai capito? Il tizio con la tuta spaziale, che ha detto? Ah, non importa. Ehi, andiamo, cazzo. Dai, Boozer, ti assicuro che non è il momento adatto. Ah, sì? Pensi che non riesca a prendere a calci il tuo culo flaccido? Forza, che ha detto? Piantala. Dai, che è successo, Sara? Dov'è la tua signora? Dov'è? Stai giù, fratello! E vuoi ancora? Dov'è la tua signora, Dick? È morta, Boozer. Sara è morta. Sì, ed è morta ormai da parecchio. Quindi non pensi di aver pianto abbastanza a lungo? Porca troia. Penso che il tuo gancio sinistro sia una bomba, stronzo. Beh, è l'unica mossa che ho. Forza, vecchio. Cazzo. Devo rimettermi al lavoro, altrimenti che sfama questo campo. Ehi, è la mia unica mossa. Eppure ti ho spedito al tappeto 3 volte di fila. Che vergogna. Dove andiamo? Andiamo al campo. No, ho ancora un turno di lavoro. Dammi un passaggio lì. È a nord di Sherman's Camp. Ok. Avanti, gente. Forza, non fermatevi. Dateci dentro. Se non si lavora, non si mangia. Non agitarti. Così. Ehi. Portiamo dentro il raccolto. Se non grazie dentro, del passaggio. Moriremo di fame. Bene così. John a Lost Lake, rispondete. Nick, ti ricevo. Mike, bene, ascolta, io e Boozer ci siamo imbattuti in alcuni ripugnanti. Ripugnanti? Accidenti, vi siete spinti al di là di Iron Ridge, Dick. A Rogue Camp, ripugnanti a Rogue Camp, sicuro fossero ripugnanti? Se sono sicuro, cazzo Mike, sì, sono sicuro. Difficile sbagliarsi, hanno cicatrici ovunque, sono fuori di testa e uccidono ogni cosa che si muove. D'accordo, ma ora calmati. Carlos ha consentito a un incontro. Schizzo andrà a Iron Butte domani. Scoprirà che diavolo sta succedendo. Così potremo. Un attimo, vuoi mandare Schizzo a un incontro con Carlos? Ma Cristo, mai! Non dirmi come gestire il mio campo, Dick! Te lo ripeto, il mio accordo reggerà. Passo e chiudo. Ah, il diavolo, fa come vuoi, ma come vuoi. Ma Schizzo ha ragione. Ci farai ammazzare tutti. Dick, dove sei, fratello? Ehi, Boozer, io sto andando a Marion Forks. Marion Forks? E perché mai? Perché ho capito che hai ragione. Non posso continuare a soffrire per lei, di dirle addio. Vuoi tornare alla chiesa? Non lo so. Sì, forse. Oh, Cristo, Dick. È l'ultima volta, Boozer, te lo giuro. Dico, chiudo. Spianate.
Non cercate risposte. Vi farete ammazzare. Infatti, le abbiamo già risposte. Pensavo di conoscere questi boschi meglio di me, ma io li ho visti nascosti in giro. Sembrano molto interessati ai furiosi. Continuano a seguirli, li studiano, li osservano, scrivono appunti sui loro tavolini. E sapete perché? Stanno raccogliendo informazioni. Vogliono capire quanto impiegheranno quei figli di puttana a morire di fame, così che i federali possano riemergere dagli nascondigli e riconquistare come serve il potere perduto. Per una volta, i furiosi sono dalla nostra parte. Quando esisteranno quei posti, i potenti dovranno marcire nelle loro prigioni di pietra. Forse il mondo non è il nostro. Non appartiene neanche a noi. Ora è il dominio dei furiosi. Qui Mark Copland di Radio Free Oregon. Non credete alle menzogne. Come al solito, Cope, altre cazzate. I furiosi non stanno dalla parte di nessuno, è il mondo!